SIGEP 2024 inizia e inizia alla grande allo stand 1895 Coffee Designers by Lavazza, lo stand che si presenta per la prima volta in questa manifestazione dedicata alla panificazione, alla pasticceria, al caffè e a tantissime altre cose che ormai edizione dopo edizione sono sempre più presenti. Lo facciamo alla grande con un grande maestro, il maestro Iginio Massari. Buongiorno e bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. La ringrazio per questa occasione di ripresentarmi al pubblico. Ritengo che quest'anno il SIGEP ha superato se stesso, sta superando se stesso. Siamo in Casa Lavazza. Senz'altro è la più grande casa del caffè che abbiamo in Italia, è un nome veramente pregiato e soprattutto perché oltretutto ho sempre visto fare della pubblicità che mi ha sempre coinvolto personalmente. Dei grandi attori che erano sulle nuvole mi hanno fatto sognare. Ora è solo la grande qualità che fa sognare me e i miei clienti. E Lavazza è riuscito a coinvolgere lei in qualità di presidente dell'associazione APEI, ambasciatori pasticceri per l'eccellenza italiana, ma anche tanti altri maestri pasticceri che hanno preferito Lavazza in qualità di caffè ufficiale. Sì, APEI è l'associazione che ho fondato, è abbastanza un neonato perché ha solo 2 anni, diciamo che hanno seguito e inseguito la qualità in tutti i suoi versi e Lavazza ce la garantisce nel mondo del caffè. In questo caso si è appena tenuto uno show cooking dove sono stati presentati dei dolci davvero singolari. Quello che mi ha colpito, maestro, è stato il discorso che lei ha tenuto in merito ai mignon e quindi alla differenza tra i mignon che vengono presentati con una grammatura abbastanza importante, 30 o addirittura 40 grammi, quasi un dolce intero normale, e quelli che dovrebbero essere considerati davvero di piccola pasticceria da 15 grammi. Sì, nella normalità la mignon vera e propria deve pesare dai 12 ai 15 grammi, dipende dalla tipologia, e perché permette al fruitore, al posto di assaggiare una porzione di dolce, di assaggiare 4 tipologie di prodotti e togliersi il peccato di gola che fa in quel momento. I peccati di gola fatti in questa occasione ti portano a elevare l'anima verso quello che è il sogno, e poi tutto ciò che è vietato o proibito l'uomo ne mangia di più, lo insegue di più. Difatti, quando scrivono sulle sigarette questo prodotto ti può procurare la morte, i consumi sono aumentati. Ecco. Io impazzisco sempre quando lei dice queste cose, maestro. Avremo occasione nel corso di questi 5 giorni di incontrare nuovamente il maestro Iginio Massari con altri argomenti che andremo ad approfondire. Uno su tutti, voglio sapere, non è il momento, ma si prepari per la risposta per l'altra intervista che faremo sulla vocazione. Quando lei ha avuto la folgorazione? Beh, io racconto un fatto che è veramente succeduto. Mia madre aveva un'osteria o trattoria, allora le chiamavano trattorie, e aveva nel contesto di questo negozio, faceva anche gelato. Allora non c'erano le tecnologie. Parliamo 1946, un anno dopo che la seconda guerra mondiale è terminata. Le bacinelle del gelato appena cotte sulla stufa le metteva
su un asse a 10 cm d'altezza dal suolo e versava le creme e poi metteva sopra un panno per non far entrare le mosche o i vari insetti. E io giocavo e sono caduto in una di queste bacinelle. Al primo momento mia madre si è spaventata perché pensavo che mi sarei scottato, invece la crema era tiepida. Diventando grande ho sempre giocato dicendo che io sono stato come Belis, lui è caduto in una porzione magica, è diventato l'uomo più forte del mondo e io sono diventato l'uomo più dolce del mondo. Lo dimostro perché continuo da quando ero ragazzo a fare pasticceria. Vorrei anche dire che la più grande concorrente delle mie creme è sempre stata mia madre, perché lei faceva una crema così buona e così buona che io così non sono mai riuscito a farla. Beh, l'importante è ammettere che sua madre ha fatto davvero da maestra in questo caso, non solo di vita ma anche per la sua professione. Poi la mamma è la mamma. Grazie, grazie maestro. Noi ci reincontreremo nei prossimi giorni con altri temi da approfondire. Nel frattempo, grazie per il contributo e buon lavoro. Grazie a tutti, arrivederci.